se parcheggiano qua loro possiamo parcheggiare anche noi, figa. Ma non chiedere. Hai detto che appunto se abbiamo parcheggiato siano in questo parco. Ok, vai, tu sì, vai a chiedere chi vado a parlare con i francesi. Ah, ma dove l'hai visto? Sì. Allora, grande notizia, pensavamo di non poter arrivare col camper, infatti è vero, non si può arrivare al faro col camper, ma almeno abbiamo parcheggiato lì, vedete? Sulla strada, perciò gratuitamente. E c'è una per i camper, no, però non c'è scritto divieto, perciò siccome c'è scritto divieto qua siamo, sì, anche alla casa museo di Salvatore, esatto. Magari dopo facciamo un passo per vederla dall'esterno se si vede qualcosa. Comunque, detto questo, c'è una navetta che ogni 20 minuti al costo di 7 euro a persona, 7 euro per andata e ritorno, ti porta fino al faro, giusto? Adesso noi vediamo l'ora di arrivare al faro. In verità si può arrivare al faro con la macchina, ma solo se prenoti il ristorante che c'è in cima. Se invece entri senza prenotazione o senza pagare il pedaggio, chiamiamolo così, la multa è di circa 100 euro, 200 euro. Perciò abbiamo deciso di prendere la navetta. Tra l'altro la navetta tu puoi scendere, come vedete qua al primo parcheggio, e poi andare giù, perché ci sono diverse spiagge, andare giù a piedi, poi tornare su, riprendere la navetta, andare al faro e viceversa. Non è che è un'andata e un ritorno. Andare a piedi era possibile, ma sono comunque circa dai 7 ai 10 km e con Daniela in stato interessante non era il caso. E poi sotto il sole non era bellissimo, visto che comunque c'è questo comodo e bellissimo pullman, più di uno, che vanno avanti e indietro, abbiamo deciso di far così. Faro, che ieri sera intravedavamo praticamente dal nostro parcheggio notturno, che non sembra altissimo, uno si immagina farone, la Madonna, invece è un faretto, ma il problema non è che è alto il faro. Ecco. Wow. Super wow. Diciamo che si capisce perché hanno vietato il passaggio delle macchine in grande quantità, perché per proteggere questo spettacolo. Non so se riuscite a vederlo qua così, questa caletta, là così ce n'è un'altra, è veramente qualcosa di eccezionale, è un parco meraviglioso. Certo, se hai la barca arrivi un po' dappertutto, fondamentalmente riesci a girare tutto l'arcipelago. Arcipelago si dirà. Amore, è un arcipelago questo? Eh? No, ma no, papà, penisola. Tutta la costa, facciamo a girare tutta la costa con la barca e riuscire a visitare secondo me le calette migliori, perché comunque per arrivare a quelle calette lì c'è da scendere non poco. Thank you.
siamo scesi un po' di quota rispetto al faro, sempre col pullman, e praticamente siamo più vicini al mare. Non si può andare ovviamente in qualsiasi spiaggia dove si vuole a fare il bagno, per esempio neanche tutti i sentieri si possono prendere, perché vi faccio vedere, ci sono dei punti dove c'è scritto che praticamente è una riserva naturale integrale, perciò c'è il divieto proprio di accesso. Poi come sempre c'è un po' di buon senso, presumo, se non fai lo sciocco e non deturpi nulla, però come vedete da qui in poi non si potrebbe proseguire. Questi invece, questi scatolotti di ferro, ci diceva l'ufficio informazioni che prima qui c'era il Club Mediterranee, poi quando in Spagna l'hanno trasformato in parco naturale, ovviamente hanno mandato via il Club Mediterranee e hanno tolto tutto quello che potevano togliere, probabilmente le strutture di ferro, vedete che ci sono qua, qua e anche giù sotto, sono rimaste, perché probabilmente per toglierle... Ah, le ha lasciate per? Per ricordare il chiesto spazio è stato occupato dalle costruzioni del Club Mediterraneo. Ah, ok, come vedete infatti in questa parte c'è la strada di cemento, ok, che costeggia un po' tutta la costa. Adesso andiamo a vedere. Dici? Ciao. Ciao. Ah, forma d'oro. Va a controllare. Può darsi. Ma c'è scritto sul Deprian perché alcune spiagge sono chiuse? No, c'è solo scritto di vietri di prendersi. Probabilmente magari le correnti. O magari ci sono degli animali o dei pesci che... sostano in quelle zone lì. Aveva ragione però, né? Il cammello, l'uccello e il coniglio. Oh, tu mi prendi per matta, fai le facce. Sì, ma non era quella lì la roccia che hai visto tu. No, quella che ho visto io, questa. Era su di là? Ma è sempre un dromedario, che ti ho detto sembra un dromedario. A parte che l'ha in camel, se mai. Dromedario e ganagoba appena. Però ta che risute. Gli altri non li ho visti, sì. Ah, dalle qui le 400 case. Ci sono ancora, eh? Dietro quella curva là. Ah. Vabbè. Bravo amore! Bravissimo! Basta! Sì, vabbè amore, adesso esagera mia, cioè è una roccia, né? Mi sa che anche la distruzione l'uccello. Che spettacolo! Stefano!
Oh! Qua! Queste erano le case del club Mediterraneo, guardate la semicurva, erano tutte qua praticamente, tutte intorno a questa strada. Eccoci qua signatori, siamo di ritorno dalla nostra vacanza. Ultima cosa che abbiamo visto, questo faro di Cap de Cruz mi irritava proprio perché è immerso in questa riserva naturale e il paesaggio è stupendo. Non abbiamo sostato troppo a lungo, non eravamo attrezzati, a dir la verità non sapevamo che si potesse scendere fino al mare e fare il bagno. Anche se la strada per raggiungere il mare non era così vicina, breve, esatto, 2 chilometri, e vabbè, la discesa non è nulla, è sempre la salita che ci preoccupa. Quindi siamo di ritorno, diciamo che è stata una bella visita sulla Costa Brava. Diciamo che la Costa Brava è da visitare, è veramente bella, l'acqua è cristallina. Non fa, almeno in questo periodo, l'ultima settimana di giugno, la prima di luglio, è calda ma ventilata, perciò non si soffre molto il caldo. A parte l'acqua che era freddina, io ho messo solo i piedi. Però i ragazzi hanno fatto il bagno 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio, perciò una volta io ho provato, una volta che sei dentro, sì, è fredda di primo momento, ma poi forse per il caldo che c'è fuori ti abitui, ecco, basta. Per cui vi consigliamo di venire in Costa Brava, come ha detto Pato, nel periodo magari meno affollato, così riuscite a trovare anche delle aree di parcheggio gratuite vicino al mare, altrimenti dovete magari informarvi un po' prima di partire e stabilire il percorso in anticipo, in modo da prenotare, da conoscere bene dove ci si vuole fermare. Ecco, diciamo che la Costa Brava, noi non abbiamo avuto grandi problemi in Libera, però non è così aperta la Libera, nel senso che molte delle città hanno divieto di parcheggio ai camper proprio. Sì, questo lo sapevamo già, l'avevamo letto prima di partire perché ci eravamo informati, quindi spesso anche il comportamento della polizia varia a seconda del periodo dell'anno in cui tu vieni a visitarla. È ovvio che se vieni nel periodo più affollato sono più rigidi. Diciamo che qua almeno speriamo che non in questo periodo, periodo che invece era un po' più tranquillo, diciamo che erano di manica larga e non si sono fatti molti problemi anche a lasciarci parcheggiati posti dove tecnicamente non si poteva, perciò poi vabbè, sempre c'è sempre il buon senso, se poi fai il campo nomadi molto probabilmente ti rompo le scatole lo stesso, se stai un po' più schisso e più rispettoso
diciamo che chiudono un occhio, mettiamola così. Va bene, signori, noi ci aspettano 9 ore e 11 minuti di viaggio, incidenti e traffico permettendo. Stavolta Google Maps, invece che mandarci da Torino, ci sta mandando da, appunto, Monaco, Liguria. Probabilmente sabato, quando siamo partiti, aveva conteggiato le code e dava 14 ore, invece adesso che siamo di martedì, il traffico probabilmente è meno intenso e più scorrevole e dà lo stesso tempo a passare da Torino. Perciò proviamo a fare al ritorno la Liguria. Sognatori, state con noi. Ciao!